Buon pomeriggio a tutti, siete sul canale Il Veliero Senza Nome e io sono Perla. Allora, per cominciare degnamente questo fine settimana vi propongo un breve interattivo con una domanda veramente semplicissima e a variante unica. Mi contatterà? Quindi la persona che a me interessa, qualunque che sia il tipo di relazione che ho con questa persona, quindi può essere un semplice flirt, può essere una relazione extraconiugale, può essere un momento di rottura del rapporto, un momento di fermo, un momento in cui c'è qualcosa che non va, diciamo, no? E vogliamo sapere se questa persona ci contatterà, quindi che sia passato poco tempo, che sia passato tanto tempo, però vogliamo sapere se la persona che noi interessa ci contatterà, si farà viva. Vediamo un po', lo vediamo subito. Allora, intanto ringrazio tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che passano ogni tanto dal mio canale, anche quelle che non si iscrivono. Ringrazio tutti gli iscritti e ovviamente tutti quelli che si iscriveranno. Grazie veramente a tutti quanti di vero cuore per il tempo che dedicate al mio canale. Intanto una carta è venuta fuori da sola, quindi la prendiamo. Mi sa che oggi pomeriggio vogliono parlare le carte. Quindi dicevamo, la domanda è: mi contatterà, quindi la persona che mi interessa si farà viva, mi contatterà, mi manderà un messaggio, mi telefonerà. Guarda, incredibile, cioè proprio da sole vogliono proprio parlare, cioè proprio saltano fuori come grilli queste carte. Ci sono parecchie energie in questa stanza in questo momento, devo pensare. Parecchie energie proprio che aleggiano in questo momento nella stanza, vedo. Dunque, voglio prendere un'ultima carta di questo mazzo qua. Quindi questa persona, vediamo, questa mi contatterà. Allora, secondo mazzo abbiamo tagliar legna. Vedete che le metto così, poi abbiamo questa qua, la prima che uscirà, questa qua che uscirà la prima proprio prepotentemente. Qui e ora, flessibilità al mare. Allora, qui abbiamo una persona che vuole, diciamo, liberarsi da una situazione opprimente che probabilmente dura da parecchio tempo. Non ne può più, non ne può più della situazione in cui si trova questa persona. Ovviamente qui già pensiamo a un qualcosa che è fermo. Qui la relazione è momentaneamente ferma. C'è il desiderio da parte di questa persona di ricominciare, a far ripartire il vostro rapporto, ma mi pare di capire che non è semplicissima questa cosa, perché allora l'intenzione sicuramente c'è, perché tagliar legna è una persona che cerca di possiamo dire ricominciare a fare un qualcosa. Taglio la legna quando voglio costruire qualcosa, no? Non so, se voglio costruire un qualcosa, un capanno, taglio la legna e poi metto insieme i pezzi e lo costruisco. Voglio accendere il fuoco, taglio i pezzi, li metto insieme e accendo il fuoco. Quindi secondo me qua c'è l'idea di questa persona di ricominciare un nuovo rapporto con voi, e vuole farlo subito perché c'è la carta del qui e ora. Non ne può più, questa persona vuole riprendere i rapporti con voi, perché mi sa che qua sono passati pure dei mesi che questa persona non vi vede e sente la vostra mancanza. Flessibilità, perché probabilmente io credo che non vi siete lasciati bene, forse sono stati anche dei litigi, comunque sono stati anche delle parole non dette, perché anche il silenzio può essere un qualcosa di negativo. Comunque questa persona vorrebbe che voi gli veniste un po' incontro, che fosse flessibile nei suoi confronti, forse sa di avervi fatto del male e spera che voi possiate perdonarlo. E questa carta del mare mi fa pensare che probabilmente lui nei suoi pensieri fantastici un po', e probabilmente pensando, pensa magari a una vacanza con voi, al momento in cui finalmente
cose da dove si saranno appianate, no? Perché il mare è proprio, ti dà un senso di libertà, di benessere, di un qualcosa che si risolve. Il mare, la liberazione, anche no? L'infinito. E quindi questa persona vorrebbe veramente che tra di voi ci fosse finalmente pace e serenità. E quindi partiamo da questo. Adesso vediamo se questa persona effettivamente vi contatterà. Quindi queste carte le lascio qua, questa la lascio qua, questo mazzo, così poi lo riprendiamo. Vediamo adesso, prima di vedere se questa persona vi contatterà con i tarocchi, qualche pensiero che lui ha per voi in questo momento. Cosa stai pensando di chi sta ascoltando? Uomo del mistero, questa è uscita da sola. Sei una persona molto paziente. Quindi sa che voi chissà cosa avete sopportato per lui. Magari se parliamo di una relazione extra e voi siete l'altra, magari o l'altro, magari sa che avete o state da molto attendendo che lui prenda una decisione. Però secondo me a un certo punto voi vi sarete stancate di attendere e forse per questo c'è stata la rottura, eh. Insieme a te sto bene, quindi questa persona sa che voi siete la persona giusta per lui, lo fate stare bene quando è con voi. Non mi sento degno di te, sei troppo. Quindi lui è consapevole del vostro valore, vi stima, eh? Tanto che dice non mi sento degno di te, anche perché probabilmente sa di avervi fatto molto soffrire. Mi sento bloccato, è proprio fermo, come già vi avevo detto. Mi hai stregato, quindi questa persona comunque è ancora interessata a voi. Accendi tutti i miei sensi, quindi vi desidera anche fisicamente. Mi fa impazzire, no, non ce n'è, questa persona è proprio ancora molto molto presa da voi, anche se è passato del tempo. Sono prigioniero di te, niente, non ce n'è. Questa persona vi ha nel cuore e nell'anima. Adesso però vediamo se vi contatterà. Vediamo se farà quest'atto di contattarvi. Tre di denari. Proprio questa persona ha intenzione di riprendere rapporti, di collaborare con voi. Vediamo se però vi contatterà. Questa persona porta un carico ben pesante. Il sospetto che avesse una famiglia o comunque qualcuno di cui si occupa. Qua mi sembra abbastanza chiaro. Qui c'è, cioè lui porta un peso, una famiglia, dei figli, forse anche una relazione ufficiale. Prima l'avevo pensato, ma adesso quest'ultima carta me lo fa sospettare fortemente. Abbiamo anche il Cavaliere di Denari. Questa persona è stanca, eh? Bella che stanca questa persona. Una persona anche un po' materialista, eh? Una persona magari che aspetta che le cose o si risolvano da sole o che siano gli altri a risolvere. Forse sperava che voi faceste un primo passo, ma voi non avete nessuna intenzione di farlo sto primo passo. Però secondo me l'intenzione di venire da voi c'è. Anche se non volentieri lo farà questo passo verso di voi, eh? Come vi dicevo prima, quindi vi contatterà comunque. La giustizia, quindi questa persona vuole fare le cose giuste come devono essere fatte, però vedete, continua a uscirmi qualche carta di blocco, ancora molte il 2. Questa persona sa che deve prendere una decisione verso di voi, lo sa, perché altrimenti vi perderà, anzi forse qualcuno temerà anche di avervi già persi. Però c'è qui la carta degli amanti, qui non ce n'è, questa persona è molto presa da voi e qui c'è proprio l'amore, la scelta, il desiderio di costruire qualcosa. E quindi cosa farai? Quest'uomo impetuosamente vuol venire da voi a portarvi la sua
coppa d'amore. Eh sì, che lo farà. 4 di bastoni. Allora, io credo che alla fine questa persona, nonostante tutto, verrà da voi, proprio perché non ne può più, perché arriverà al punto che non ce la farà più, proprio che gli mancherà l'ossigeno e alla fine dovrà forzatamente venire da voi. Lo farà con molta riluttanza, questa coppa ve la porterà con molta riluttanza, però ve la porterà, cioè verrà da voi. Quindi, rispondendo alla domanda, sì, vi contatterà, ma con molta riluttanza, perché è una persona molto orgogliosa e molto lenta nell'agire e nel prendere decisioni, però alla fine lo farà. Ma se è vero per alcuni di voi che questa persona ha una relazione ufficiale con un'altra donna, non pensate che verrà a proporvi dall'oggi al domani che lascia lei per voi. Diciamo che sicuramente vi proporrà qualcosa di più, qualcosa di più, vi offrirà qualcosa di più, ma non credo che subitissimo lascerà quest'altra persona se ce l'ha, perché qui lui ha un carico da portare e non lo può lasciare, forse anche la responsabilità dei figli, io penso, questo sicuramente, però l'intenzione di ricominciare con voi c'è. Probabilmente, se non avesse avuto i figli, perché secondo me ce li ha questi figli con l'altra donna, già sarebbe con voi, però sente molto la sua responsabilità di padre, di cosa può dire la gente, di cosa potrebbero dire i suoi figli, e quindi questo lo ha molto bloccato. Però nonostante questo, alla fine si rifarà vivo con voi, perché proprio ci tiene troppo a voi. Vediamo, per costruire ovviamente qualcosa di nuovo con voi, vediamo abbiamo la O, la F, la P di Padova, la E, la C, la M di Marco e la U di Ugo. Vedete un po' voi cosa vi corrisponde. E noi ci vediamo la prossima volta. Un grosso bacione e buon fine settimana a tutti voi. Ciao da Perla. Ciao.